Tornato negli studi di Tempo Radio all'onorevole e anche vice sindaco di Castiglione, Andrea Dara, onorevole per la Lega. Bentornato tra noi. Buongiorno a tutti. Bentornato, gli ascoltatori sono sempre invitati a partecipare alla trasmissione. Ricordo il numero SMS, messaggi WhatsApp, che è il 348-3188-339. Chi ci vuole chiamare può farlo chiamandolo 0376-631709, la mail diretta @temporadio.it e poi pagina Facebook sulla quale siamo in streaming, che è quella del Gazzettino Nuovo e Tempo Radio, e YouTube Tempo Radio Live. Allora, dunque, onorevole Dara, oggi lei è prevalentemente in veste, per dopo, se qualcuno magari vuole fare qualche domanda su Castiglione può farlo, diamo licenza, sì. Bene, in veste di onorevole, cominciamo allora col parlare di cosa? Beh, possiamo parlare del decreto sicurezza bis che è stato votato settimana scorsa alla Camera, che questa settimana invece sarà farà il passaggio al Senato, per magari spiegare quali sono i punti un po' più importanti che sono stati inseriti in questo decreto di sicurezza bis, e possiamo partire soprattutto dal tema che diciamo è di attualità in queste settimane, se non negli ultimi mesi, che è quello sul contrasto al traffico dei migranti. È stato inserito un articolo ben preciso dove chi non è autorizzato all'ingresso, quindi le navi non autorizzate all'ingresso nel nostro Stato italiano, nel territorio italiano, ci sarà la confisca del mezzo, come abbiamo ben seguito in questi ultime settimane, ultimi mesi, spesso e volentieri, soprattutto queste ONG, nonostante i divieti di ingresso nelle acque italiane, vengono violati questi questi divieti, e quindi da oggi scatterà la confisca della nave, e si rischierà anche una multa che parte dai 150.000 euro fino a 1 milione di euro nei confronti del comandante. Questa è la prima che posso segnalare, visto che è di attualità. Poi sono state stanziate numerose risorse per, ad esempio, per le straordinarie dei vigili del fuoco, che passano da circa 260.000 euro di quest'anno ai 340.000 euro per l'anno 2020, e aumenteranno sempre di più anno per anno. Sono state aumentate le risorse per l'assunzione di forze dell'ordine, soprattutto di polizia, e poi è stato ad esempio inasprito il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, che passerà da 1 anno a 4 anni, perché spesso e volentieri sappiamo e vediamo che le forze dell'ordine non sono per niente rispettate. Basta guardare quello che accade quando ci sono delle manifestazioni in piazza, vediamo spesso agenti aggrediti a bastonate o con lancio di sassi o bombe carta, e quindi troviamo assurdo che non ci sia rispetto per la divisa e per le forze dell'ordine, che sono sul campo sempre dalla mattina alla sera, tutti i giorni, 365 giorni all'anno, per garantire la nostra sicurezza. E sono stati finanziati con oltre, dicevo prima, 2 milioni di euro l'assunzione di forze dell'ordine, e in più sono stati stanziati molte risorse per le universiadi che ci saranno a Napoli. Ci sarà l'arrivo di 500 militari per garantire la sicurezza, e quello che è più importante, sempre in quella città, sono state stanziate risorse per l'assunzione di oltre 800 persone che saranno impegnate, voglio ricordare che sono stati spesi 25 milioni di euro per notificare ai condannati la pena che è stata inflitta. Perché cosa accade? Soprattutto in certe città accade che ci sia una sentenza e ci sia da notificare al condannato questa sentenza, e spesso e volentieri non ci sono le risorse, non ci sono gli uomini per notificarle e per far sì che queste persone vengano definitivamente arrestate. Ma quindi, poi c'è, tra l'altro, adesso io non sono un legale, quindi eventualmente se ci fossero dei legali mi correggano, ma mi pare, comunque ho letto delle volte, che magari uno è stato scarcerato per difetto di notifica. Sì, sì, è per succede cui, questo. Ecco, per cui, quindi è assurdo che le forze dell'ordine si impieghino energie per arrestare alcuni soggetti, e che le procure o comunque i giudici poi portino avanti
tutto quello che è l'iter giudiziario, che poi alla fine, una volta chiuso tutto e dove c'è una condanna, non venga notificato e che questa persona magari sia poi a spasso tranquilla e beata senza scontare nemmeno un giorno di pena, perché in Italia purtroppo in alcune zone siamo veramente alla follia più assurda. Infatti la norma in questo senso si chiama norma spazzacran, perché purtroppo non vengono i camorristi, soprattutto i condannati, ancora a piede libero non gli è stata mai notificata la sentenza definitiva. Quindi questi sono un po' i punti particolari che sono inseriti nel decreto sicurezza bis. Ce ne sono tanti altri, perché è stato aumentato anche il fondo per l'acquisto di nuove divise per le forze dell'ordine, piuttosto che per i buoni pasto quando queste persone fanno servizio fuori dal proprio comune. Tutti argomenti che non erano mai stati affrontati negli anni precedenti, che ci sembrava opportuno affrontare, e sono stati portati avanti con decisione. Si poteva fare di più, forse sì, però qualcosa è stato fatto e sicuramente nei prossimi anni andremo a integrare piano piano tutto quello che serve per garantire la sicurezza ai nostri concittadini. Allora, e poi c'è un altro discorso, vedo tra l'altro ci sono dei messaggi, ma li vediamo dopo, messaggi che riguardano anche proprio questo argomento qua. Parliamo anche di opere pubbliche, in primis, sarà perché riguarda il nostro territorio, sarà perché, non solo, il nostro territorio, c'è anche la parte Torino-Lione, insomma, ovviamente, Val di Susa e così via, però parliamo di TAV anche. Sì, è stato oggetto di discussione anche settimana scorsa, sempre questo tema, oltre al decreto sicurezza bis. Il Premier Conte si è, nella giornata penso di martedì, se non ricordo male, ha presenziato la Camera e ha detto chiaramente che quest'opera non si può, si può fermare, perché è più un danno a fermarla che portarla avanti. Sono stati firmati dei contratti, io voglio ricordare che per quel tratto che collega l'Italia alla Francia l'Europa ha aumentato la cifra a disposizione per lo Stato italiano, che era prima del 40%, è stata aumentata al 55%, i lavori in Francia sono già iniziati, anzi sono quasi ultimati, diciamo, e questo è il quanto. Voglio ricordare che quest'opera comunque è importante per il collegamento più che altro con il resto dell'Europa, non tanto, in tanti dicono ma sì, si collegherà meglio la parte del nord-ovest con la parte del nord-est, quindi sarà di aiuto per le imprese comunque italiane, ma questo è solo il minimo, nel senso che quello che interessa di più è il collegamento con il resto dell'Europa, quindi Francia compresa, e io credo che quest'opera permetterà comunque di velocizzare e di far risparmiare velocizzare i tempi per le spedizioni e naturalmente risparmiare quello che è l'inquinamento. Noi sappiamo che i mezzi su gomma, l'inquinamento che provocano non è cioè è molto, molto alto. Noi crediamo che con quest'opera in questo senso si possa migliorare anche la qualità di vita dei nostri concittadini. Detto questo, si creeranno molti posti di lavoro, perché un'opera di questo tipo farà sì che molte aziende potranno nel tempo assumere persone per i lavori che dovranno essere effettuati. Ma voglio ricordare che oltre a questo, oltre alla TAV, che è di dibattito, che so che i colleghi dei 5 Stelle sono sempre stati contrari, voglio ricordare che però è una battaglia che hanno iniziato più di 10 anni fa, 12 anni fa, in questi 12-13 anni gli accordi siglati, i contratti siglati ormai sono sotto gli occhi di tutti, e diventa difficile, come ha detto il Premier Conte, tornare indietro. Detto questo, oltre a queste risorse, questa opera importante che andrà portata avanti, sempre notizia di settimana scorsa, sono i 50 miliardi che finalmente
sono stati sbloccati. Io voglio ricordare che il nostro ministro e il nostro segretario Matteo Salvini ha insistito in questi mesi con grande forza per sbloccare queste risorse, per far sì che certe opere sul territorio italiano potessero ripartire. Sono 50 miliardi, 12 miliardi circa. Sono stati stanziati per ANAS, che farà investimenti e nuove opere sul territorio italiano. Tante risorse sono state stanziate anche tantissime nel nord Italia, voglio ricordare anche quelle per il dissesto idrologico, dove nella provincia di Mantova arriveranno oltre 4 milioni di euro, soprattutto per il comune di Viadana e altri comuni del Basso Mantovano che adesso non ricordo, ma in tutto il nord Italia sono stanziate queste risorse. Poi molte risorse ad esempio per RFI e per la sistemazione di strade, ponti e per opere pubbliche nuove. Quindi noi siamo dell'idea che investendo in questo senso, come dicevo prima, ci saranno molte ditte che potranno assumere persone e da questo secondo noi comincerà a ripartire il calo della disoccupazione, comincerà a ripartire l'occupazione in questo paese. Voglio ricordare che dietro all'edilizia, dietro alle opere pubbliche c'è un mondo intero che ci lavora, dagli elettricisti, agli idraulici, ai seramentisti, imprese edili, che se questi soldi vengono messi in circolo potranno giovarne tutti dal primo all'ultimo. Non solo, ristoranti, bar, eccetera, sì, eccetera. Perché quando un'azienda viene sul territorio per fare un'opera pubblica, praticamente i dipendenti si trasferiscono in questa zona per diversi anni, e questo farà in modo che anche ne possano beneficiare anche tutti gli esercizi commerciali della zona. Io mi auguro che non sia finita il dibattito sul sì, no, opere pubbliche, perché questo paese ne ha veramente bisogno. Io recentemente sono stato in Germania, ma sono stato anche in altri stati, ho visto quello che stanno facendo. Tornando alla Germania per arrivare in Italia, ci sono cantieri aperti ovunque, creando magari qualche disagio per chi in quel momento sta viaggiando per le arterie europee, però voglio ricordare che se negli altri stati stanno proseguendo in questo modo, e se vediamo poi i risultati di alcuni stati come PIL, come incremento del PIL interno, noi come Italia non dobbiamo essere da meno, anzi dobbiamo perseguire questa strada. Certamente. Allora, diversi messaggi dicevamo per l'onorevole Andrea Dara, li leggiamo tra poco, fermiamoci un attimino. Ci sono altri cantieri che si ricordi, appunto, è il famoso sblocca cantieri, quello di cui parlate proprio. Assolutamente. E dentro lo sblocca cantieri c'è un elenco di opere pubbliche che sono veramente tante. Elencarle tutte oggi sarebbe molto difficoltoso, perché passiamo dall'autostrada alla piccola strada statale, alle tangenziali, a ponti nuovi. Voglio ricordare solo che l'anno scorso sono stati stanziati 250 milioni di euro per i ponti del Po, e alcuni hanno dovuto a Genova, e il Ministero ha chiesto a tutte le province italiane un report della staticità di tutti i ponti, e è stato riscontrato che tanti effettivamente avevano bisogno di manutenzioni e se non dismissioni e costruzioni di alcuni di nuovi, e ci siamo impegnati fin dal primo momento con lo stanziamento, e io parlo da lombardo, quindi vi cito solo quelli dei ponti del Po, ma poi ci sono tanti altri ponti in giro per l'Italia. Comunque questo è un inizio, so che a fine di quest'anno, la prossima manovra, ci sarà uno stanziamento di altre risorse, sempre per la sistemazione di ponti, ma anche di strade e autostrade. Benissimo, allora fermiamoci un attimino con l'onorevole Andrea Dara, Lega, e vice sindaco anche di Casiglione, ci troviamo tra un paio di minuti, arriviamo. Dara,
che è anche vice sindaco di Castiglione, infatti ci sono dei messaggi su Castiglione, tra poco anche vedremo anche loro. Cominciamo però come onorevole voce cittadini, allora vediamo, cerco anche un attimino di riunirglieli magari insomma per argomento. Uno dice: siamo lo zimbello del mondo, una nave radical chic tedesca sperona la nave della finanza ed è premiata, un drogato ammazza un carabiniere e tra poco sarà un eroe. Ce n'era anche un'altra, che eccolo qua, dica a Salvini di ricordare in Europa che Macron ha fatto bombardare Tripoli e che Carola è figlia di un produttore di armi. Beh, questa seconda affermazione è vera, cioè, se abbiamo il problema che c'è oggi in Libia, tutto il caos che c'è attualmente e l'immigrazione che è partita dalla Libia, dobbiamo solo che ringraziare la Francia, che è la stessa che oggi ci riporta gli immigrati sul confine di Ventimiglia, ce li scarica poi indietro. Quindi un problema che noi ci siamo ritrovati e che voglio ricordare, perché va ribadito, perché sennò qui si passa sempre per razzisti e non lo siamo, che chi scappa effettivamente dalla guerra è ben accolto in Italia e probabilmente, forse, lo vedremo nel resto dell'Europa, però è un problema che deve affrontare effettivamente tutta l'Europa e non solo l'Italia. Io voglio ricordare che spesso e volentieri siamo, era sotto gli occhi di tutti, l'Italia è sempre stata lasciata sola sul tema immigrazione, e quindi se abbiamo, ripeto, questo problema deve, visto che tutti dicono che l'Europa è indispensabile, sì, però l'Europa deve essere indispensabile anche a risolvere i problemi che non sono solo italiani ma sono europei. Allora, tra l'altro c'era un altro messaggio, diceva: dare gendarmi riportano i migranti a noi, la Germania finanzia l'Austria perché sì, l'aveva scritto la volta scorsa anche, perché tenga le auto blindo al Brennero e tra Carola e Macron danno dei razzisti a noi. Reagite, perché lo sono, sì, effettivamente hanno dato anche la medaglia a questa capitana. Io non sono rimasto un po' sbalordito, ma sempre perché per una questione di coerenza. Cioè, non si può dire in Europa dobbiamo accogliere, dobbiamo salvare le vite in mare e nello stesso tempo ci troviamo i tedeschi che ci rimandano qui in Italia gli immigrati magari sedati, perché fanno anche questo, li sedano e ci portano ci sono proprio documentazioni che parlano chiaro che queste persone vengono sedate prima che salgano sull'aereo, ce le riportano in Italia per tenerle tranquille. Di notte ce li scaricano dal confine tra Francia e Italia, ce li scaricano qui in Italia, però davanti alle televisioni, davanti ai telegiornali o la stessa carta stampata, i razzisti siamo noi, perché non affrontiamo il problema in modo serio, che, ecco, mi sembra quasi imbarazzante per degli stati comunque così importanti che possono essere Francia e la stessa Germania. Diciamo che sono dei bravi oratori, ma sotto sotto, gratta gratta, credo che prima di dare dei razzisti agli italiani, che hanno sempre accolto qualsiasi persona, se oggi siamo arrivati a dire no è perché ci siamo stancati di dover risolvere il problema solo noi come stato italiano. Non è sua responsabilità, perché non è suo incarico quella della comunicazione, però dica al suo collega, cioè, questo noi io francamente non lo sapevo, non so quanti lo sapessero che la Germania seda. No, lo fa e come, e oltretutto posso dire che dagli atti che ho letto alla Camera dei Deputati in alcune commissioni, che purtroppo spesso e volentieri in una percentuale molto alta, più del 50%, queste persone che partono dalla Libia spendono dai 2.500 ai 3.500 dollari per fare questo viaggio, e voglio ricordare che questi soldi vanno a finanziare i trafficanti di armi, i trafficanti di droga, che a sua volta vanno a alimentare in Libia poi quei problemi che vediamo sotto gli occhi di tutti, quindi queste guerriglie tra le due fazioni presenti nello stato libico. Quindi fare indirettamente, aiutare scafisti che poi spendono queste risorse per cose illegali che creano poi dissesti nel proprio paese, certo, diventa veramente brutto e anche imbarazzante. Io non so come alcuni soggetti non riescano a capire che, andando avanti di questo passo, il problema si raddoppierà se non viene risolto, certo, e non viene preso
in modo serio a carico di tutta l'Europa. Poi le leggo due messaggi, uno con l'opposto dell'altro. Quindi Salvini deve staccare la spina e governare, c'è la maggioranza, non se ne può più. Un altro dice: vorrete mica fare un governo col PD, vero? Se lo fate come lo fece Bossi non vi voterò mai più. Un altro, ecco. Io sono chiaro, come lo è stato chiaro anche il nostro ministro, c'è un contratto di governo. Voglio ricordare che, perché a volte la gente non si ricorda, che il 1° giugno dell'anno scorso è nato questo governo con un contratto chiaro, dove ci sono all'interno dei punti. Finché ci sarà la volontà da parte di tutti di portare avanti questi punti all'interno del contratto di governo, si andrà avanti. Se qualcuno deciderà che, di stralciare questo contratto, se ne prenderà tutte le responsabilità del caso, ma finché verrà rispettato tutto questo, io credo che sia opportuno andare avanti, ma per il bene penso del Paese. Se dobbiamo fare due conti, e se dovesse fare due conti il nostro ministro Salvini per un interesse di tornaconto politico o personale di partito, avremo tutto l'interesse nell'andare alle nuove elezioni, perché vedendo e seguendo i sondaggi, oggi alla Camera dei Deputati abbiamo un numero di deputati pari al 17%, che era il risultato uscito dalle urne dell'anno scorso. Oggi i sondaggi ci danno come un consenso raddoppiato, quindi potremmo eleggere anche il doppio dei deputati, quindi avremo tutto l'interesse di andare a nuove elezioni, però non lo facciamo perché finché viene rispettato quello che è stato concordato è giusto andare avanti, anche perché Salvini è un uomo di parola, e io lo posso dire chiaramente perché lo conosco da tempo, e secondo me fa bene. Certo che se cominciamo a dire dei no, troppi no, come abbiamo sempre detto, troppi no, creano veramente un problema. C'è un tema importante che è l'autonomia, che è stata, voglio ricordare, votata con un referendum 2 anni fa e che anche gli stessi 5 Stelle l'hanno votata. Questo è un tema che noi abbiamo a cuore. Voglio ricordare che si sono espressi sia in Veneto sia in Lombardia, la stessa Emilia lo sta chiedendo a gran voce e si unirà anche il Piemonte a breve. C'era il tema delle opere pubbliche, dove continuavano a dire dei no, e recentemente, come vi ho detto prima, quindi settimana scorsa, finalmente c'è stato lo sblocco di questi 50 miliardi e non possiamo essere che contenti. Quindi se questo è lo spirito, è quello di fare bene per il nostro paese, ben venga. E io voglio ricordare che ci sarà anche un tema importante con la nuova legge di bilancio che si farà gli ultimi 3 mesi, si comincerà a discutere comunque già a settembre-ottobre. C'è un tema a noi caro, che è l'abbassamento delle tasse, e mi auguro che anche su questo, che è all'interno del contratto di governo, ci sia la volontà di portarlo avanti come concordato. C'è un messaggio dopo sulla flat tax, vediamo. Allora, qua sembra la rassegna stampa che ho visto questa mattina. Onorevole Dara, ma i grillini stanno facendo cinema per salvarsi con gli iscritti, perché se no sono pazzi sulla TAV, dice un messaggio. L'altro, guardi, proprio fate i bulli col voti del PD, penso l'abbia letto, ho sentito. Ma sì, ma guardi, ecco. La stampa può dire quel che meglio crede. Io rimango sui temi concreti, i temi concreti sono quelli che ho elencato prima. E io con tanti colleghi del Movimento 5 Stelle mi trovo assolutamente in sintonia, con qualcuno un po' meno, ma lo sapevamo fin dall'inizio che insomma avevamo idee differenti su tanti punti, e per questo che si è fatto un contratto di governo sui punti che naturalmente c'era convergenza. Certo. Quindi su quelli, visto che c'è convergenza, è giusto portarli avanti. Ma all'interno di una famiglia non sono tutti d'accordo, quindi è normale. Dara, piove troppo, cosa state facendo al governo? Scherzi a parte, dice Ivan, segue i risarcimenti in agricoltura per favore. Ve lo segno, mi è stato segnalato anche 15 giorni fa da alcuni colleghi, sia del Bresciano sia del Mantovano. Non sono nella Commissione Agricoltura, però vediamo. Insomma. Grazie. Allora, quindi salutiamo Ivan. Poi ancora, qua è una polemica. I neri migranti, poi sono 2 yankee, eccetera, eccetera. Parla del carabiniere. Qua, ma sì, ma guardi, sul fatto del carabiniere, a me interessa poco chi sia stato, se sia stato il nero, il giallo, lo svedese con gli occhi azzurri, il tedesco. Cioè, il problema qui non è la nazionalità di chi ha commesso il reato, ma di come è stato fatto, certo, di come è stato commesso questo reato. Ci sono tanti italiani che commettono reati, ci sono tanti stranieri che lo fanno, quindi io la trovo una polemica
inutile e sterile, come trovo inutile e sterile gli estremismi di destra che dicono inizialmente dicevano che erano due africani e poi non lo erano, e dall'altra parte l'estrema sinistra che canta vittoria perché chi ha ucciso il carabiniere non era africano ma era americano. Cioè, qui siamo alla follia pura, sì, siamo alla follia, alla follia pura, cioè la vita umana di un carabiniere sposato recente, con una famiglia che è venuto a mancare, al di là di chi sia, chi abbia commesso il reato, è da condannare comunque uno. Assolutamente. Dovete andare avanti, non possiamo andare a elezioni, quindi questo è l'opposto di un altro messaggio, di altri messaggi. Perché lei, dunque vediamo, vediamo, qua sono come sindaco, come vice sindaco, poi ancora, la flat tax, è vero che non ha copertura? Ma noi l'abbiamo presentata e la presenteremo al governo nel mese, penso, spero di settembre, perché prima si parte meglio è, di non arrivare come l'anno scorso all'ultimo momento. È vero che l'anno scorso ci eravamo appena insediati, però la copertura c'è e a settembre verrà presentata diciamo pubblicamente dove si possono reperire queste risorse per abbassare le tasse comunque alle piccole e medie aziende che sono, voglio ricordare, il 95% dell'ossatura di questo paese. Certo. Noi siamo convinti che con questa operazione si possa dare uno shock a questa economia e si possa far ripartire quello che è il tessuto imprenditoriale del nostro paese. Poi basta polemiche, un carabiniere è morto e i colpevoli devono essere condannati. Giusto, sicuramente. Allora, vediamo. Mancano i professori per quota 100. Non potreste pensare ai dipendenti privati per una volta? Si sa che gli statali ne approfittano. Chiedo scusa agli statali. Sì, è una notizia di questi giorni. Mi pare che molti professori stiano... Sì, ma voglio dire anche che la riforma che è stata fatta l'anno scorso per quest'anno era solo un inizio. È nostra intenzione proseguire nel smontare definitivamente tutta questa benedetta legge Fornero. Un pezzo l'abbiamo fatto, un po' alla volta riusciremo a fare tutto. Io quello che ripeto sempre a tutti è, come quando l'ho detto anche qui in radio come vice sindaco, lo posso dire anche da onorevole, che non è che noi in un anno possiamo stravolgere tutto quello che non va bene in questo benedetto paese. Come l'abbiamo fatto e come l'ho detto da vice sindaco con l'amministrazione comunale, abbiamo degli anni davanti e piano piano stiamo mettendo mano a tutto. La bacchetta magica, come ho sempre detto, non ce l'abbiamo, i miracoli non li possiamo fare, migliorare però sì, faremo sicuramente degli errori come lo faremo magari anche a livello comunale, lo faremo a livello nazionale, ma cerchiamo di fare il meglio per i nostri concittadini. Allora, le leggo i messaggi da vice sindaco. Quando sarà inaugurata la rotonda Porta Lago? Un altro vice sindaco: faccia togliere quei paracarri pericolosi, la rotatoria nuova. Poi ancora, dottor Dara, come sta? Punto di domanda. Vabbè, dovete trovare una soluzione per la Pirassina, avete fatto tante promesse. Poi ancora, onorevole, io la stimo molto per i problemi che sta risolvendo ai 5 continenti, bravo. E poi ancora, perché non c'era l'inaugurazione della targa in ricordo dei partigiani a Castiglione, che bella figura che ha fatto. Lo so, ma era giovedì e comunque penso che sia andato il sindaco ce l'aveva segnalato e non purtroppo io ero a Roma e non sono riuscito ad arrivare in tempo, dipende poi dalle settimane. Detto questo, sulle rotatorie, la rotatoria Porta Lago è terminata, adesso non so se ci saranno dei correttivi o se sarà definitivamente lasciata così, dovrò sentire l'assessore alla partita. Anche in questo caso ci avevano detto: avete fatto la promessa 2 anni fa in campagna elettorale sulla rotatoria, non la farete mai, non avete le risorse per farla, è tutta pura propaganda. Oggi c'è la rotatoria, voglio ricordare, in via Porta Lago, voglio ricordare che c'è anche quella in fondo a via dei Manfreni, che mi dicono che a breve, qualche settimana ancora, dovrebbero essere ultimati i lavori. C'è un piano asfaltature che sta andando avanti, che sta seguendo in modo ottimale il nostro assessore Michele Falcone, e altre ne arriveranno. L'impegno ce lo stiamo mettendo, mancano ancora 3 anni. Io voglio ricordare che su opere pubbliche e manutenzioni siamo a buon punto, le promesse che abbiamo fatto le stiamo mantenendo, nei prossimi 3 anni ne faremo delle altre. Per quanto riguarda la Pirassina, abbiamo le idee ben chiare, appena sarà possibile renderemo pubblico chiaramente qual è il nostro progetto. E per quanto riguarda
i cinque continenti, il merito non è sicuramente solo esclusivamente dell'amministrazione di Volpi e del sottoscritto, ma voglio ringraziare anche le forze dell'ordine, in particolar modo i carabinieri di Castiglione Stiviere, che in questo periodo si sono dati molto da fare per risolvere alcune problematiche all'interno di quel quartiere. Non è finita qui, ci saranno altri interventi da parte in questo senso dell'amministrazione comunale per risolvere alcune criticità. Ripeto, abbiamo davanti 3 anni e io sono convinto che a distanza, a fine di questo nostro mandato, sicuramente qualche miglioramento ci sarà sia in quel quartiere anche in altri quartieri. Dire che sarà risolto il problema al 100%, l'ho detto fin dall'inizio, che non posso promettere una cosa di questo tipo, perché però posso promettere l'impegno, insomma. Benissimo, siamo in chiusura, ringraziamo l'onorevole e vice sindaco, onorevole della Lega e vice sindaco di Castiglione, Andrea Dara. Grazie a tutti e buona giornata.